Caffè? Buongiorno. Cosa facciamo oggi? Beviamo il caffè? No, seminiamo. Dove? In casa, perché fuori fa ancora un po' freschino. Metodo per imparare a seminare. Voglio condividere con voi il metodo Scottex. Io dico Scottex per comodità, ma potete scegliere qualsiasi tipo di carta. No, come si chiama questo? Panno carta, non so come si chiama in realtà. Comunque, cosa serve? Ha i semi. Li avete tenuti dall'anno scorso dalle varie fioriture? Ad esempio, io qua ho bocca di leone. In alcuni casi ho anche segnato i nomi delle piante, in altri no. Perché? Perché dovrei ricordarmeli. Tipo questi sono girasole, quindi me lo ricordo. Ho ad esempio qui, ecco qua, tagetti. Come si fa? Si prende un foglio o due di Scottex, dipende da quanti semi avete, e bisogna spruzzarli con, un attimo, con uno spruzzino con dell'acqua. Sono bagnati, li ho bagnati per bene. Poi servirà un sacchetto di quelli da mettere nel freezer. E ora qua appoggiamo i semi. Perché? Perché li dobbiamo far germinare, così almeno andremo a mettere in terra solo i semi che hanno germogliato. Io parto subito con i semi di girasole perché ho voglia di girasoli. E ne metto un po'. Viene, viene, ne metto un po' di più. Sì, facciamo un campo di girasoli e poi metto la bocca di leone. Potete fare uno strato di semi per ogni Scottex per essere sicuri e magari vi segnate in una con l'etichetta, vi segnate chi è chi. Altrimenti, se sono veramente differenti l'uno dall'altro, tipo questo è il girasole ed è abbastanza grande, e qua posso mettere invece la bocca di leone che invece è molto piccolina. Ai semini proprio piccoli, così sono riconoscibili. Un altro foglio di carta sopra, poi piego la metà. Lo tengo per dopo e poi forse ancora a metà, così. Piegato in quattro, adesso lo vado a inserire nel sacchetto. Il sacchetto poi lo metteremo o in casa in una posizione magari vicino alla finestra dove entra il sole, così ricreiamo un micromondo, oppure mi manca il laccino, oppure lo possiamo mettere nel forno, non il forno acceso, ma solo con la luce del forno acceso. La temperatura solo con la lampadina accesa è di intorno ai 29 gradi e quindi per loro è il clima ideale per iniziare a germogliare. Dopo qualche giorno potete controllare, ogni 2 giorni controllate come se stanno germogliando. Una volta che sono poi germogliati, andrete a spostare i singoli germogli nei contenitori questi. Questi contenitori qua bisognerà aggiungere terra del terriccio, lo tenete piuttosto leggero, aggiungete poi i vostri germogli e fate crescere la piantina. Una volta che la piantina avrà una certa dimensione, potete con una forbice tagliare ogni singolo vasetto e interrare tutto il vasetto in giardino o nei vasi sul terrazzo. Magari potete aiutare le radici delle piante tagliando anche il fondo e la pianta poi crescerà da sola, quindi questo è biodegradabile. E non ultimo, ho tenuto i bastoncini, quelli del gelato. Perché adesso voglio scrivere con un pennarellino il nome della pianta, perché così almeno sarà più facile ricordarmi chi è chi, perché altrimenti o sapete poi riconoscere
le piccole piantine, altrimenti se non le sapete riconoscere, e può essere perché all'inizio sono veramente tutte uguali, mettete l'etichetta con il nome di ogni piantina. Spero che questo video vi sia stato utile e che iniziate a far germogliare in casa e in questo periodo tutte le fioriture che volete poi avere sul vostro terrazzo. Adesso vado avanti perché ho ancora un sacco di sementi, sia queste che sono vecchie dell'anno scorso, il cavolo, il basilico, quello a foglie piccole, ho della celosia e poi ho quelli nuovissimi. Questi facevano parte del progetto Creativissimo Me Florula. Poi vi lascio il link così andate a guardare. E qua ad esempio lei mi aveva già messo un dischetto. Questo va lasciato dentro nel barattolo, riempito d'acqua, questo si gonfia e poi vai a seminare ambretta comune. Non ho mai avuto l'ambretta comune, adesso provo anche a fare questo. Sì. E invece qua abbiamo già i segnaposto, tra l'altro con il codice QR, così almeno potete andare a guardare la salvia, l'arnica e la silene. E poi qua poi ci sono dentro i semini nella cartolina. Auguri da seminare. No, ma è carinissimo questo progetto, dovete guardarlo assolutamente, Florula. Ciao, vado a confezionare tutti i miei bambini. Facciamo la nursery, divertente.